bell'alba, l'alba. Adesso mattina la svegliare alle 8:30, ma abbiamo deciso, perché volevamo andare a fare colazione fuori, ma abbiamo deciso di spegnerla e rimanere un pochino a letto. Adesso sono le 9:30 e Simo si alza perché va al lavoro. E io mi dovrei alzare perché devo fare un sacco di cose oggi, però penso che inizierò d'oggi pomeriggio a farle, anche perché mi sono addormentata alle 6:30 e quindi proprio non ci siamo. E niente, sono in coma, coma. E tra l'altro oggi voglio andare a fare un po'. Ho selezionato alcuni negozi che vendono essenze tra OVS, CAD e Marianò. E oggi, tra oggi e domani, voglio girarli, sono tipo 6, a vedere se riesco a comprare tutto ciò che mi serve. Poi oggi devo passare anche da Tiger, insomma devo fare un po' di giri. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, amore. Bubu, sì, ti apro. Salirebbe anche il collo a me, pur di uscire. Eccoci, tieni la carotina. Tieni la carotina. Tieni la carotina. Guarda. Dove vai? Orecchioni. Sente Simo col fono. Che fa Simo? Eccola! Scappa, guarda. Tiappo! Ok, lui se n'è andato e no, piccino, stamani stava veramente male. Ci ha misurato la febbre, infatti misura la febbre ora. Prima di uscire c'ha 38 di febbre, vabbè, comunque doveva andare via, è andato. Oddio, tra l'altro gli devo mettere a posto alcuni vestiti che ha lasciato qui, dopo glieli metto a posto, io sono veramente stanca. Da quando praticamente sono tornata a casa dai miei per Ponte dell'Immacolata, ho dormito 2 notti, tra l'altro, non di fila, però ho dormito più del solito. Mi è preso un sonno assurdo che mi sto portando dietro veramente da giorni. Probabilmente tutto il sonno arretrato mi si è sbloccato ora, veramente finché no. Però il problema è che non mi potrò mai rimettere in pari tutto il sonno arretrato, perché dormendo 2 ore a notte da anni, cioè, potrebbe diventare un problema grosso. Comunque, ora mi rimetto a Nanna. Devo andare a ritirare un libro in libreria e non c'è Cristi. È 10 giorni e non mi riesce ad andare a ritirare per un motivo o per l'altro. Ci devo andare stamattina perché ho detto intanto che si esce a fare colazione fuori, poi dopo vado direttamente in libreria a ritirarlo. Non c'è stato verso. Quindi, niente. Lo ritirerò prima o poi. Poi, ve l'ho detto, oggi pomeriggio volevo fare questo giro. Anzi, no, alle 2. Torna Leo e quindi e quindi andiamo a pranzo al sushi e niente, poi alle 4 abbiamo l'appuntamento per vedere una casa che la volevamo comprare e poi niente, poi inizio questi giri folli in giro per Firenze. Oddio, allora, diamoci una raddrizzata e ci vediamo tra poco. Bene, raddrizzata data. Oggi tengo, oddio, qua è sempre tutto buio. Tengo gli occhiali da vista perché è un po' di giorni che ho gli occhiali da, sì, dai, Bafi, dai, che ho le lenti a contatto, quindi mi iniziano a far male gli occhi. Caffè, perché potrei morire, ora mi vado a sciogliere la chioma. Allora, questo è l'outfit, ho messo questa magliettina nera che è sfasata, la gonnellina quella bianca a vita alta, le calze ultra coprenti, i miei stivaletti. Allora, stiamo andando al sushi. E Leo, ma l'ombrello? Sì, vado a prendere l'ombrello. E se dopo piove? Prendi il cappuccio, andiamo! No, c'è un tempo Dai, non veramente. vale la vita!
c'è un tempo veramente da schifo, da schifo. E niente, stiamo andando appunto al ristorante, oggi ne proviamo un nuovo, quello vicino alla stazione, e dopo torno, io ci avrei detto da fare tutti sti giri, ma ragazzi c'ho un sonno assurdo, vabbè, dopo vediamo. E come volevasi dimostrare, piove, io sono con l'ombrello e lui è col cappuccio. Bene. Allora, la spedizione è iniziata, sto andando all'OVS. Primo bottino fatto, ora Tiger. Non fa esageratamente freddo, ma c'è troppa gente che io odio. Allora, quando torni a casa e trovi sotto casa Bartolini, è praticamente già Natale. Comunque, aiuto. Un attimo, arrivo in casa e vi parlo. Ok, allora, capelli sempre peggio, vedo che qui la situazione. Quanto sono brutto con l'occhiale, una roba disumana. Comunque, allora, c'avevo più. Allora, siamo andati a mangiare questo sushi al un ristorante. In realtà io c'ero già stata, però non era all you can eat. Il mio fratello mi ha detto: guarda, andiamoci, perché hanno messo all you can eat pensando che avesse cambiato gestione. Invece no, è la stessa gestione. E io, scusate, spalanco, perché a parte fa caldo e poi fino a ieri c'era, fino a stamani via, c'era il malaticcio nel letto, quindi ho aperto tutto il letto. Anzi, quasi quasi lo cambio. Direi di sì. E niente, praticamente siamo andati a mangiare a questo ristorante. Ragazze, fa schifo. A chi piace il sushi non ci andate mai. È praticamente all'angolo, alla stazione, all'angolo col McDonald's. Si chiama Sushina, una roba. Ragazze, da vomito, vi giuro, a me mi ha preso una certa, mi ha preso le forze di stomaco, dallo schifo che mi faceva. Sai che io il sushi lo mangerei anche per terra. E niente, mi rifà male lo stomaco. L'altra volta mi sentì poco bene, ma pensavo fosse per il vino bianco. In realtà è proprio per il sushi, cioè bocciatissimo. Comunque, sono passata sia da OVS che da Tiger, e diciamo che la spedizione ha dato i suoi buoni frutti. Da Tiger mi mancano delle cose, ma mi hanno detto che per ora l'hanno finita, quindi dovrò ripassare più qua, quindi è inutile che vado. A parte, ho girato due Tiger e è inutile che vado al terzo, perché tanto E da OVS ho trovato buona parte della roba, e quindi ora vedo. Per oggi smetto qui, perché ho veramente bisogno di mettermi a letto, mi fa male la schiena, mi fa male lo stomaco, poi dormendo così male ho veramente sonno. E però tra domani e venerdì cerco di recuperare il tutto. Allora, mi sto avviando verso la mia fine, cioè ragazzi, voglio dormire da ora a domattina, a domattina, perché poi se mi sveglio stasera è finita. Comunque, computer acceso, voi vedete sempre luce sparaflashata, voglio guardare qualche video su YouTube, perché sono rimasta un po' indietro, e quindi ora, intanto che ho preso la borsa e sto sistemando un po' di cose, perché ho 47 astucci, questo è un vecchio astuccio di Dior, l'ho portato con me praticamente in tutto il mondo, è pieno di troiai, quindi sto cercando di sistemarlo. E poi ho quest'altro borsello di Witton. Io praticamente ho i miei due borselli di Witton, quello in damier marrone, che è quello che uso, e quest'altro è praticamente l'uso per le carte, sono tutte carte, solo che ora ho scaricato l'applicazione Stocard. Sì, mi fa ridere anche a me questa cosa. E le devo praticamente, alcune le ho già passate, altre no, quindi le devo passare tutte, così non mi sto a portare tutte le carte dietro, ma avrò le avrò tutte nel telefono, insomma. E poi, visto che per oggi ho finito, devo sistemare l'agenda per domani. E poi, ragazze, muoio, cioè proprio crollo a capo fitto nel letto. No, vabbè, non ho parole. Allora, mi sono addormentata, saranno state tipo le 5 e mezza, una roba del genere, e sono ancora a letto, sì, e mi sono risvegliata adesso, sono le 8:24 e non mangio perché non ho fame per niente, mi si spacca la testa.
Vi giuro che se mi ha attaccato l'influenza lo uccido. Però inizio a star malino, quindi aiuto. E niente, ora mi metto a montarvi questo video, così domani ce l'avete. E mi sta andando via anche la voce. Un disastro, un disastro, un disastro. E niente, poi mi rimettevo giù tanto volentieri, sperando di dormire. Allora, sì, sono a letto, sì, faccio schifo, ma vi giuro, mi si spacca la testa, sto malissimo. Comunque, sono le 21:39 e io mi ho presa un pochino di fame e ho ordinato da Just Eat. Cioè, in realtà mi è presa fame dopo che ho visto che Just Eat mi aveva mandato uno sconto. E quindi, ripensandoci, alla fine mi ho preso l'anguarino e ho ordinato una pizza con stracchino e salsiccia, le patatine fritte e il tè. Sì, lo so, faccio schifo, lo so. E tra l'altro sono anche intollerante ai lieviti, però ho sgarrato anche stanotte, in effetti. Perché no, vabbè, stanotte siamo stati veramente vergognosi. Io e mio fidanzato Simo, tipo erano le 3 di notte, si è presa fame, si è fatto le uova con... si è fatto, lui ha cucinato, io... fatto finto di dargli una mano, ma non sono capace. E ha cucinato le uova con il prosciutto sopra, con il prosciutto crudo, e poi ha fatto il pane fritto. Oddio. Abbiamo puzzolito praticamente tutta casa, però è stato veramente troppo bello. E ho mangiato una pizzettina di quelle quadrate ieri sera a cena, e stasera rimangio la pizza, quindi basta per le prossime 2 settimane, basta più. Basta, basta più, niente più lieviti, assolutamente. A parte che, nel senso, questa intolleranza l'ho scoperta anni fa e ho fatto una dieta di 2 anni, dove veramente all'inizio non mangiavo niente, e adesso nell'ultimo annetto sto reintegrando un sacco di cose, non mi danno più tanta noia i lieviti, sto meglio, però ecco, se non ne abuso è meglio, quindi stasera, ultima sera, comunque ci vediamo dopo con il cibo. Sono le 22:25 e finalmente è arrivata la mia pizza con stracchino e salsiccia, patate fritte e estate a dieta stasera. Io ormai i miei vlog li inizio così e li finisco così. Allora, sono le 23:59, 45, 46, 47, 48 secondi e io veramente sono distrutta. Questo mal di testa mi sta uccidendo stasera, mi sta veramente uccidendo. Ho chiamato Simo e anche lui sta malissimo. E vi giuro, se mi ha attaccato la febbre. Lo decapito, io faccio lo scalpo per queste feste. Comunque, domani è una giornata abbastanza piena. Devo finire di fare il giro di spese, di Essence soprattutto, perché di Tiger mi hanno detto che devo comprare due cose, ma mi hanno detto che sono finite, quindi arriveranno in settimana e quindi ormai vado in settimana prossima. Domani pomeriggio sono in conservatorio, quindi cioè la giornata in realtà è piena per me, voi vedrete relativamente perché sono in conservatorio, quindi non è che vi riprenderò. Questo video ve lo monto domani mattina perché adesso sono veramente distrutta. Adesso non vado a letto, non mi passerà mai questo mal di testa. Quindi spero di dormire. Ho mangiato. Faccio schifo, lo so. Mangio sempre delle cose assurde a degli orari assurdi. E domani mattina, magari quando faccio colazione, partito l'episodio, sto guardando Criminal Minds. Vi monto questo video così nel pomeriggio, mentre io sono in conservatorio, a voi vi va online. Niente, avevo segnato 6 posti dove andare a cercare la Essence, ma a questo punto, siccome mi mancano poche cose, non ho intenzione di fare il giro di tutte e 6. Domani vado a vedere altri. Vado da Mariano e a un altro OVS e basta. L'unica cosa che non riesco a trovare è la colla Essence, ma ho guardato nel sito e nel sito non c'è più, quindi proprio non la producono più. Io sono in delirio totale perché io l'unica colla, ciglia, delle ciglia finte che non mi dava noia era questa. E la duo non mi piace,
Non mi piace perché, cioè, se mi devo innervosire solo per mettere le ciglia finte, grazie. Passo, perché purtroppo no, non sono l'unica, perché Cami mi ha detto la stessa cosa, però a me non incolla, cioè mi rimane liquida e mi sporco tutta la palpebra, mi appiccico tutte le ciglia e non mi incolla. Cioè, se devo star lì mezz'ora incollata le ciglia finte, cioè aiuto. Questa della Essence praticamente la metto, soffio e incollo, via. E non mi dà noia. Invece la Duo ed altre colle mi irritano l'occhio. Vabbè, quello è un problema mio, essendo l'occhio delicato. Però mi irritano l'occhio e quindi niente. Quindi la Duo bocciatissima, perché non solo mi irrita l'occhio, ma non colla nemmeno, quindi bocciatissima. A me non piace per niente come colla. Osannata da tutti. Non mi piace. Ora, mi è rimasta un pochino della Essence, ma tipo veramente uno sputo proprio. E quindi, niente, sono disperatissima. Sono disperatissima. E niente, tra l'altro Camille mi ha regalato un paio di ciglia finte strepitose. No, mi ha regalato una scatola, in realtà. Però un paio che erano diverse sono strepitosi, le ho messe l'altra sera. E niente, tutto qua. Io vi mando la buonanotte e noi ci vediamo.